Ancora polemiche per Carlo Pederniana, ex presidente PAT e numero 2 della Comunità di Valle. Ieri sera, durante la serata organizzata dal presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani, Giantonio Pfleger, il consigliere pentastellato Giovanni Rullo ha chiesto spiegazioni a Pederniana riguardo un presunto mi piace messo il 19 marzo un'immagine di Mussolini postata su una pagina Facebook di estrema destra. Pederniana, presente alla serata, ha risposto negando tutto, riaffermando la sua indignazione per un attacco politico che sta coinvolgendo anche la serenità della sua famiglia. Da questa mattina il profilo Facebook di Carlo Pederniana non è più visibile in internet, è stato cancellato ed è scomparso il suo presunto mi piace sul filmato del Duce sulla pagina di estrema destra. Carlo Pederniana è qui, a testa alta, però niente di nascondere. Quindi io vi ringrazio per questo invito, indipendentemente da come andrà la mia vita politica, perché la più importante è la vita della persona, ma che poi la persona ha le spalle larghe per forza, ma quella della mia famiglia, che io di vedere mia figlia di 14 anni che viene a casa a piangere, signor Rullo, non mi fa piacere, perché mi hanno dato del fascista, perché io fascista non sono. Il mio piace non so chi l'ha fatto, perché sono un pazzo, dico un pazzo, il 19 marzo fa un atto del genere, uno che vuole andare a casa. Che senso ha, mi scusi, venire a difendere un'opposizione, che dopo le spiego quella del partito, mettendo un mi piace su Facebook, quando ho una ragazza, un amico di 18 anni che fa le scuole ENE, professionali, che da casa sua, quando ho bisogno del computer, io tolgo le mani e me lo metto a posto. Cioè, perché veramente è un mondo che non voglio neanche entrarci, perché ci sono anch'io su Facebook, ma veramente... Adesso in questo modo mi fa anche paura, quindi lo nego totalmente questo mi piace, perché non ha, ripeto, non ha intelligenza, perché sennò domani dovrei non dimettermi, ma scappare dalla mia realtà e farei un danno soprattutto non all'uomo politico, ma a Carlo Pederniana e alle mie figlie, che è quello che tengo di più del ruolo di vicepresidente della comunità, se mi permette. Per quanto riguarda le emozioni, ne parlerete nelle sedi adeguate, in Consiglio Comunale d'Arco e in Comunità di Valle, dove ci confronteremo anche, ovviamente, ci risponderemo, questo non è, non siamo quasi qua per parlare di democrazia, fascismo e autonomia. Per quanto riguarda la scelta di missioni del PAT, io vi auguro di cuore nella vita di non passare i 3-4 giorni che ho passato io, perché nel sistema mediatico mi sono trovato con i giornalisti che mi rincorrono per Trento, che penso che una persona normale non può sopportare queste pressioni, quel Rai 3 che mi corre col cavalletto, quella patrona che mi mette in tutti gli angoli, chiedermi di tutto, non era le dimissioni, mi vorrei scappare da questa realtà, volerne andare via, ok? In 3 giorni, una cosa pazzesca, ho chiamato la polizia locale, c'era telefonata che mi ha rubato la macchina, perché non la trovavo più, non mi hanno rubato la macchina, ero fuori di testa, perché l'accusa di essere fascista, non di aver fatto un errore in un momento, che non dico di non aver fatto, non è una montatura quella lì, ripeto, erano presenti tante persone, è una montatura, erano presenti tantissime persone di idee diverse, ma averla fatta, prenderla e metterla in un contesto completamente diverso, sul giornale c'era scritto che Carlo Pederniana insieme ad amici partecipava a un gruppo del ventennio in serate neofasciste e neonaziste in una stube di Stranforia ad Arco, ok, dove il padrone di casa si diceva ma che qua facevamo spaghettate. Quindi è stata fatta un'architettura, scusatemi anche un po' perché ovviamente non sono i migliori momenti, è stata creata ad hoc una situazione per decapitare il politico, che il politico non si è preoccupato della sua carriera politica, ripeto, una carriera, quella di presidente del partito, che non lo sa, una carica completamente gratuita, si è preoccupato di tutto quello che gli è andato dietro, ripeto, il primo, è stato la mia persona in forte difficoltà, ma ripeto, è la mia... colpa mia se ho scelto di fare politica, ma l'ho scelta dopo 20 anni di volontariato, la mia vita, ho detto posso fare anche politica, ma la mia famiglia che non merita questo, le mie figlie non meritano questo, e quindi questo mi ha detto veramente per andare veramente giù in gangheri. Poi fortunatamente, ho avuto una solidarietà sia politica dai partiti che magari tanti meno se lo aspettavano, ma da tutta la comunità dove mi conoscono qua, che è stata fuori misura, veramente altissima, e tutti i giorni non riuscivo a rispondere a tutti i messaggi che mi arrivavano, che erano più quelli che mi arrivavano di quelli che riuscivo a rispondere. Questo è stato quello che mi ha fatto piacere, e io non ho, ve lo dico col cuore, ve lo dico, siccome sono convinto le mie idee, quello che ho fatto per la mia gente, per la mia comunità, nel volontariato, che io non mi dimetto dalla comunità, perché so che posso dare tanto, se vogliono mi mandano via, ma lo devono giustificare verso la gente, che Carlo Pederniana, per una cosa successa, che non è un fascista,
sull'altro, perché tutto quello che ho fatto da amministratore, invece che mi piace, scusi, su Facebook, andate a prendere il livello comunità di Valle, chi ha sostenuto la difesa della violenza sulle donne, la laicità, i diritti contati, dove si parla di Costituzione, 70 anni di fascismo. Carlo Pederniani è stato nel 2013, prima non si faceva nemmeno. Andiamo a prendere magari anche le delibere, vedere cosa ha fatto Carlo Pederniani in 3 anni da amministratore. Ha fatto nel suo mandato politico, ha fatto qualcosa che può dire che lui ha dentro un seme fascista? Ha sostenuto qualche manifestazione un po' dubbia, ha dato una sala magari appunto a qualche associazione, a Casa Pan? No, all'Arci, a tutte quelle associazioni che hanno un'idea completamente diversa, ma non per le associazioni, per gli ideali che portavano avanti. Sono andato sempre a questi quadri serati di Arci Gay e Arci Lesbica insieme a mia figlia, capito? Questo mi ha fatto male, essere condannato per quello che non sono, e non nego di aver militato 10 anni in Alleanza Nazionale, un partito credo che sia riconosciuto, ha avuto anche per capo Presidente della Camera, Ministro degli Esteri, se non sbaglio, ex repubblichini, sono andati al governo, addirittura che Tremaglia ha fatto il Repubblica Sociale, è stato Ministro, la Russa, quindi gente che era molto vicina al fascismo forse, che Carlo Pederniani. Quindi io per questo resto fisso il mio posto, non sarà un mi piace che il fatto che non mi interessa neanche a chi l'ha fatto, come è fatto, non mi interessa, perché vedete adesso siamo arrivati al paradosso. Questo è un attacco alla persona che io non ho mai visto, se non fosse a livello nazionale a Berlusconi, ma qui si parla mica di Berlusconi, no? Magari da un certo punto di vista, ma dell'altro purtroppo domani mattina alle 7 bisogna andare in cantina a lavorare. Per chi non lo sa, Carlo Pederniani va anche a lavorare, perché la politica, quando ti chiedono ma la politica che fai, lavori ancora, per forza, detto il signore, bisogna lavorare, non si vive mica di politica nella mia realtà. Scusatemi un po' la carica, ma veramente sono 2 settimane che le ore di sonno sono poche, sono veramente poche, sono andato via 3 giorni con la mia famiglia per staccarla questa cosa, che voi non vi rendete conto, perché si può fare politica, ma non si può attaccare le persone su una cosa fatta a regola d'arte per far del male alla persona, al politico, ma purtroppo non fanno del male solo al politico, questo è il problema. E non fanno il male se vogliono attaccare il PAT, non mi interessa niente, capito, vogliono attaccare il PAT, hanno attaccato la persona. Scusi. Quindi non è roba sua, ma ok. Non è frutto della mia mente, perché sarebbe un pazzo. No, che va, cioè, fare un piace il 19 di marzo. Se più che mi piace avrei un pazzo. La serata aveva per tema democrazia, autonomia e fascismo, convivenza impossibile, l'infiltrazione del pensiero fascista nella vita e nella politica italiana. Il relatore è stato Tommaso Baldo, redattore del blog Avanguardie della Storia. In che modo si può manifestare un comportamento fascista in modo palese nella politica attuale? Ma quando nella politica attuale si usano degli atteggiamenti razzisti, quando non si riconoscono i diritti alle minoranze, quando si fanno delle differenze tra i ricchi e i poveri, questo è un comportamento fascista, questo che ritengo io un comportamento antidemocratico. Quando diciamo che il fascismo è stato uno scherzo, il fascismo non è stato uno scherzo, quando diciamo che le camere a gas non esistevano o non sono esistite, che sono un'invenzione della propaganda, questo è essere fascisti. Purtroppo ancora adesso c'è gente che nega l'evidenza delle camere a gas, nega l'evidenza di Auschwitz, questo è un comportamento fascista, e gente del genere siede anche al Parlamento. Per cui ritengo che sia importante e doveroso smascherare questi comportamenti. Uno può anche essere di destra, ma la destra non vuol dire fascismo. La destra vuol dire Sarkozy non farebbe mai saluto romano. I giovani che non hanno vissuto il fascismo, in che modo possono, diciamo, tenerlo lontano dai loro comportamenti? Ma innanzitutto studiando la storia, e la storia sui libri, quella vera, non la storia che viene veicolata attraverso siti molto improbabili e siti molto basati sul nulla, che tendono a creare una specie di storia non conforme, e non si capisce neanche bene cosa sia non conforme, però è una storia fatta ad uso e consumo loro. Esiste secondo te un comportamento fascista nella politica trentina?
No, in generale no, non mi sembra di vedere questo atteggiamento a livello di politica, diciamo quella alta, quella politica alta, quella dei vertici. Di sicuro in Trentino ci sono dei movimenti che si ispirano al fascismo, però non hanno nemmeno il coraggio di dichiararsi, si dichiarano semplicemente non antifascisti, che è un modo molto vigliacco per dire siamo fascisti.